Salve ragazze, scusatemi se mi vedete piena di glitter, ma questo è il secondo video della giornata e non riesco a toglierli, non so proprio come fare. Comunque, allora parliamo di Avon, parliamo della linea Solution. Onestamente, so che mi avete chiesto proprio tutta una mega review della linea Solution. Però, a parte che alcune cose le trovate sicuramente già sul blog, perché comunque man mano che le provavo le ho recensite, però magari ve la farò con un pochino più di calma, visto che ho provato tutta la linea Solution nelle varie fasce, diciamo, pelle grassa, pelle secca, pelle sensibile, via così, perché comunque volevo testarle. E comunque, questa. Secondo me, forse è una, insieme a un'altra crema, delle idee più riuscite della linea Solution. Perché? Allora, e qui mi collego anche al fatto di non accontentarvi con tutta la mega review. Devo dire che questa, è una crema, secondo me, adattissima per l'estate. Quindi volevo caricare velocemente questo video in modo che magari le presentatrici o le clienti che hanno modo di acquistarle prima che l'estate finisca possano farlo, anche perché attualmente mi pare che sia in offerta sui 5,70 o qualcosa del genere. Comunque, se ho già pubblicato il video haul, magari ve lo metto da qualche parte, così vi dico i prezzi precisi. Allora, la linea Solution è, devo dire, intanto una buona linea, una linea che io associo un pochino sia anche in termini di prezzi che in termini proprio di consistenza e qualità alle linee tipo Venus e via così. Allora, parlando di questa è dedicata soprattutto a chi ha bisogno di idratazione. Allora, devo dire che secondo me è una crema, una lozione proprio, ottima anche per non solo per le pelli appunto secche o miste, ma anche per le pelli grasse, perché comunque si assorbe facilmente, non unge, non si rimane proprio lucide, riesce a essere molto molto leggera, ma comunque a nutrire in profondità, perché anche le pelli grasse poi non è che non abbiano bisogno di idratazione, che hanno comunque bisogno di qualcosa che ridia equilibrio poi alla pelle, però non vuol dire il fatto di essere lucide, non vuol dire che si è ben idratati. A me, ad esempio, la scorsa estate è capitato, forse probabilmente per il discorso del sole, dei solari, io uso sempre protezioni se mi espongo al sole abbastanza alte, dove comunque pur avendo magari un pochino la pelle lucida, i pori un po' dilatati, in quel periodo avevo comunque necessità di idratare a fondo alcune zone perché tendevano proprio a screpolarsi. Quindi ripeto, non sempre poi è facile riuscire a gestire queste esigenze. Devo dire che finora questa non mi sta dando nessun tipo di problemi, anzi mi sta dando molte molte soddisfazioni. La prima è che hanno messo una protezione solare, devo dire che l'Avon la mette quasi sempre, è protezione 15, quindi secondo me è una protezione media, quindi 15, 20, 12 per me sono ancora protezioni medie, basse sono le 6, le 3, le 5, insomma. E questo è ottimo perché ho visto che invece in modo geniale molte marche, devo dire non Avon, non hanno messo la protezione solare nei loro prodotti, nonostante siano prodotti, ma questo l'ho già detto, destinati all'estate, quindi parlo di BB cream, di CC cream, tutte le cream che vanno dietro, mentre l'Avon devo dire che effettivamente le mette sempre, e questo è ottimo. Quindi, diciamo, cercando di andare per punti ed essere abbastanza veloci nella recensione, perché vedo sono già 4 minuti, volevo fare veramente una cosa lampo. Idratazione ottima, non unge, non si asciuga subito. Ecco, forse se non ve l'ho detto, io la uso come base make-up e si asciuga veramente in men che non si dica. Quindi il tempo di stendere questa, di stendere quello per gli occhi, di lavarmi le mani perché comunque io mi rilavo le mani dopo aver messo le creme, e
e sono pronta per il trucco, quindi veramente in un lampo. La protezione solare che è effettivamente ottima, non mi dà problemi, quindi a me a volte capitava che magari anche il fondotinta che utilizzavo tutti i giorni, se messo dopo una determinata crema, mi bruciava leggermente. Devo dire che questo non mi ha dato nessun tipo di problema, non mi ha fatto reazione con nessun tipo di prodotto che già utilizzavo per il viso, per la base. Mi dura l'idratazione veramente tutto il giorno, cioè non sento, non mi capita mai di sentire la pelle secca, che tira, che mi dà fastidio. La utilizzo anche successivamente, insomma, alla depilazione, si può dire, no? Si dice che ci facciamo la ceretta, si può dire. Quindi lo uso anche dopo la depilazione, ovviamente faccio la ceretta e poi una volta sistemata, messa la crema, se comunque mi devo rimettere la crema perché devo uscire, mi devo truccare, magari non metto proprio il fondotinta, soprattutto in quella zona, però metto la crema la metto e non mi brucia, non mi dà nessun problema, quindi veramente una crema molto molto delicata. Vi faccio vedere, ah, tra l'altro non so se ve l'ho detto, ma l'idea di avere l'applicatore a pompetta mi piace da morire, perché la metto proprio al bagno, diciamo vicino al lavandino, quindi mi lavo bene il viso, mi detergo, faccio la pulizia appunto magari mattutina, mi asciugo, una spruzzatina, anzi due, perché comunque, ragazze, calcolate che è molto liquida. Ora vi faccio vedere comunque. Ecco. Questa è una spruzzatina, non so come si dice, non mi viene in italiano. Devo dire appunto che le applico velocemente perché non devo stare lì, apri il barattolino, chiudi il barattolino, non sporcare il barattolino perché magari ha le mani unte dalla crema, bla bla bla. No, fa, spremo ed esce, facile. E questa appunto, come vi dicevo, è la consistenza, ne basta pochissima perché vedete è abbastanza liquida, si assorbe come vi ho già detto, in men che non si dica. Il profumo è paradisiaco perché è proprio di. A me non piacciono le creme, perché poi forse mi dà idea di essere troppo aggressive. Non mi piacciono le creme troppo profumate, no? Perché com'è tutto questo profumo? Cioè, da che cosa è dovuto? Che c'è dentro? Invece, ma non perché per il discorso dell'inci, assolutamente, ma proprio per il discorso di. Ah, allora c'è il profumo. Se c'è il profumo, se io mi depilo, poi mi brucia, se c'è il profumo e c'è anche dell'alcol, se poi vado al sole, magari l'alcol è troppo e quindi che ne so, mi dà problemi di pelle, se c'è, insomma, questi problemi miei magari mentali del tutto infondati può essere, però devo dire che invece il profumo mi invoglia a metterla perché è fresco. E questo penso sia tutto, ovviamente se avete domande, richieste, come al solito fatele pure qui sotto su Facebook, su Twitter, su quello che capita. Consigliatissima, cioè non c'è nient'altro da dire, veramente consigliatissima. Fatemi sapere se voi la state utilizzando e se vi sta piacendo. Ciao ragazze!